Grazie Presidente. Allora, sì, in effetti credo che sia corretta l'analisi anche dell'ultimo intervento. Non è esattamente preciso questo ordine del giorno. Diciamo che la Regione Lazio in realtà ha una competenza molto marginale, invece il governo nazionale con le prefetture ha sicuramente una importanza su questo compito di coordinamento delle forze dell'ordine per il contrasto ai roghi tossici. Io ricordo che è passata una mozione a giugno a mia prima firma contro i roghi tossici che ha chiesto proprio un tavolo interforze proprio su questo tema e si è attivato un tavolo del Comune di Roma che è stato chiesto alla Prefettura e stanno facendo riunioni proprio specifiche su questo tema. Non solo, sappiamo l'impegno che c'è stata da parte di questa amministrazione di dover mettere anche un gruppo della Polizia Locale specifico sul contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti, che poi è la parte, come dire, precedente ai roghi tossici, ed è il NAD, il Nucleo Ambiente Decoro. Tra l'altro, proprio oggi la sindaca ha postato un video relativo a un soggetto che sversava dei calcinacci vicino a dei cassonetti. Tra l'altro, faccio un riferimento anche all'ordine del giorno precedente. Ricordo che attraverso le attività di indagine del NARD è stata sequestrata un'area di oltre 2.000 metri quadri, anzi, no, scusate, di 13.000 metri quadri per conto del NARD, ed è stata individuata una discarica abusiva e dunque sequestrata con persone denunciate. Così ne sono state trovate altre di discariche abusive. È ovvio che il fenomeno è un fenomeno importante, c'è bisogno dell'impegno che questa amministrazione sta mettendo su questo tema di andare avanti nella strada che noi abbiamo intrapreso, però oggettivamente, per come è scritto l'ordine del giorno e per le attività che in realtà questa amministrazione sta mettendo in campo, a questo ordine del giorno ci asterremo. Grazie.